Benvenuti amici YouTube, qui Okra1993, il video di oggi sarà un nuovo video a tema Digimon e finalmente vi porterò una collaborazione con GameTrade. Ringrazio tantissimo GameTrade per questa opportunità e in particolare Bucco che mi ha concesso di mostrarvi in anteprima questa bella roba qui. Ora vediamo di che cosa si tratta, ma prima di partire ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like al video se vi piace e passate anche dai social di GameTrade e dalle pagine Digimon di Facebook che sono molto popolate da tutti i player di questo fantastico gioco. Allora, ringrazio nuovamente GameTrade per avermi appunto consegnato il Tamer Party Kit volume 4, il Tournament Kit volume 4 e il Next Adventure Pre-Release Event Kit. Quindi ragazzi, sarà veramente tanta roba. Vi invito e vi ricordo che appunto a partire da questo weekend, per tutta poi anche la prossima settimana, ci sarà l'evento di pre-release di BT7, ok? Quindi ragazzi, non mancate, non perdete questa occasione e presentatevi nei vostri negozi di fiducia per partecipare all'evento di pre-release, in cui potete ovviamente acquistare le vostre prime buste, ottenere i pacchetti pre-release con le fantastiche carte, appunto con la scritta pre-release sopra. Quindi andiamo ad aprire subito questo primo pacchettino in cui ci sono le promo. Vi faccio vedere il Villemon e questo è quanto. La prima appunto è il Villemon, il Digimon viola, play cost 5, Digivolution cost 2, che fa da blocker molto molto easy, livello 4, classico blocker da 6k di DP. Poi oltre al Villemon abbiamo il Tankmon, anche lui un 6000, play cost 6 con Digivolution cost solamente 1, buono per livello 4. Comunque queste qui non hanno tanto valore per il gioco quanto per il fatto che siano delle carte promo che potete ottenere appunto in questi eventi. E poi abbiamo l'Agumon, il più carino, con il piccolo Gabumon dietro. C'è anche il canestro, bellissimi, i disegni di questo gioco di carte collezionabili sono fantastici. Andiamo a leggere questo Agumon, che on play rivela 3 carte dalla cima del mazzo e aggiunge una carta con Greymon nel suo nome, eccetto Doru Greymon, Burning Greymon oppure Dex Doru Greymon, e anche una carta con Omnimon nel suo nome. Poi andremo a piazzare tutte le altre carte al fondo del mazzo. Quindi questo qui è l'Agumon da BT5 in sostanza. Ok, quindi queste sono le 3 nuove promo del Tamer Party volume 4. Ora andiamo a vedere il Tournament Kit volume 4. Vi ricordo ragazzi, iscrivetevi al canale se vi piacciono questi contenuti e ringrazio nuovamente GameTrade per la grandissima opportunità. Fateci sapere nei commenti qui sotto, ragazzi, se apprezzate questo tipo di iniziativa, così magari riusciremo a portarvi nuovamente contenuti di questo genere in anteprima, solo per voi. Senza di voi, ragazzi, tutto questo non sarebbe stato possibile. Allora, come vedete qua, siamo ricchi di pacchetti. Andiamo ad estrarreli e vediamo un po'. Allora, questi sono i pack. Winner pack, bellissimi, e poi gli official tournament pack volume 4. Qui questi ne abbiamo un po'. Allora, winner pack contiene, per chi non lo sapesse, andiamo a vedere queste carte qui, che sono il Growlmon, il Gargomon, Cubimon e il Keramon, molto molto belle. E poi qui nel Tournament Pack volume 4 invece abbiamo la possibilità di andare a recuperare Lady Devimon, Stingmon, Grizzlymon, Tyrannomon, Unimon e Chimeramon. Unimon sembra veramente veramente bello. Ok, direi di andare ad aprire qualcuno di questi pacchetti qui e vediamo un po' che cosa ci riservano. Apriamole con le forbici per non rovinare le carte. Allora, apriamo il primo pack, vediamo un po' che cosa troviamo e partiamo subito con un Tyrannomon, con un artwork OG, diciamo, veramente bello. Questo Digimon nel nostro turno guadagnerà 3000 DP. Poi andiamo con il prossimo pack.
Abbiamo Lady Devimon, bellissimo. Questa è la Lady Devimon da BT3. Poi proseguiamo oltre. Cerco di farvi vedere almeno una di tutte se riesco. Vediamo che cosa esce. E poi magari potremmo fare anche un giveaway. Chimeramon, mamma mia che spettacolo. Si vedeva che era bella, ma non così tanto, spettacolare. Guardate che roba, ragazzi. La Chimeramon da BT2. Comunque, un purple molto forte. Bella, bella, bella. Andiamo con il prossimo pack. Abbiamo lo Stingmon, anche lui foil. Bellissimo. Veramente bello. Io sono innamorato degli artwork di questo gioco, ragazzi, c'è poco da dire. Sono veramente fantastici. Poi abbiamo l'Unimon. Blocker. Questo qui è quello dello structure del mazzo. Giallo. E poi ci mancava il Grizzlymon. Veramente bello anche questo. Ok, quindi le abbiamo pullate tutte. Sono 6. Sì, ok, ne abbiamo pullate tutte, quindi direi di fermarci. E farei un bel giveaway, quindi metterò in palio alcune di queste buste, ragazzi, a random per chi le volesse. E gli step che dovete seguire sono ovviamente iscrivervi al canale, seguire anche ed entrare nel gruppo Facebook di Digimon, vi lascerò il link qui sotto. Seguitemi su Instagram come okram-1993 e mandatemi uno screenshot del fatto che abbiate compiuto tutti questi passi e poi farò un'estrazione in cui andrò ad estrarre due o tre bustine per due o tre vincitori. Ok, poi proseguiamo con il pre-release event kit. Ovviamente l'ho lasciato per ultimo. Andiamo ad aprire e vediamo che cosa contiene. Per chi non lo sapesse, questo qui appunto è il pacchetto che potete beccarvi se partecipate all'evento pre-release. Quindi pre-release in cosa consiste? Avete 6 pacchetti di espansione, poi vi beccate la promo. Abbiamo l'Aerovidramon Zero e poi sotto c'è anche l'altra, adesso la andiamo ad aprire, che vanno un po' a continuare la linea di quelle promo che abbiamo già avuto tempo fa, il Tivy Tamer e il Vidramon Zero per l'appunto. Quindi abbiamo l'Aerovidramon Zero e poi il fantastico Alphorse Vidramon Zero con questa foilatura Shatter, bella bella bella, molto particolare, forse non l'avevamo ancora vista. Quindi queste qui sono le fantastiche promo messe a disposizione da Bandai. E poi abbiamo i pacchetti di pre-release. Acquistando un box durante l'evento di pre-release, durante la vendita di pre-release, se non erro, dovreste avere anche in aggiunta un ulteriore pacco di pre-release. Magari faccio un giveaway anche per questo. Vi scriverò poi tutte le regole qui sotto, ragazzi, probabilmente ne ho dimenticata qualcuna perché sono anche un po' emozionato di fare questa apertura. Quindi per le regole del giveaway, ragazzi, guardate qui sotto in descrizione, probabilmente le metterò nel primo commento, quali sono le regole precise per partecipare al giveaway. Allora abbiamo Calling from the Darkness e Evolution Ancient come carte pre-release, due opzioni abbiamo beccato. Apriamone ancora uno, questi potrei aprirli anche tutti tranne uno, quasi quasi da dare in giveaway per voi. Abbiamo Aldamon e Ancient Mega Teriumon. Bello. Andiamo col prossimo pack. Vediamo un po' se esce qualche bomba.
Allora, abbiamo il Dorimon, il nostro primo ovetto, e lo Strabimon pre-release, buono, questo qui mi serviva anche, tra l'altro. Come sapete, BT7, se lo sapete, se non sapete, ve lo ripeto, andrà a sconvolgere completamente il metagame e il gioco di Digimon, con gli ibridi che entrano dappertutto, col Susanomon, che sarà bello oppressivo, e Blue Hybrid, un mazzo che sicuramente potrà dire la sua all'interno del metagame di BT7. Tra l'altro, non perdetevi l'evento di Parma, che ci sarà a metà marzo. Potete anche trovare me, fantastica, System of Seal Awakened. Mamma mia, questa qui è un'esclusiva nostra TCG, tra l'altro, perché ovviamente in OCG hanno la Sistermon, quella nera, la Noir, noi non ce l'abbiamo, ma abbiamo la Seal Awakened. On play, you may place one System of Seal from your hand or trash at the bottom of this Digimon's Devolution card to delete one of your opponent's Digimon with a play cost of 5 or less. E poi, quando viene cancellata, possiamo far ritornare un Jasmon, Akmon o Sistermon, un Digimon che ha questi nomi all'interno del suo nome, dal trash alla mano. Fantastica, veramente. Sono molto molto contento di aver sbustato questa. Questo è un bel pacchetto, Zephyrmon. Più la Sistermon. Andiamo avanti. Dicevo, possiamo anche incontrarci a Parma, se tutto va bene. Vi lascerò anche il link di quel fantastico evento in descrizione, ragazzi, in cui ci saranno dei premi di partecipazione e per la vittoria molto molto belli. Starlight Velocity e Dead or Alive. Ci sono anche convenzioni con l'hotel per l'evento di Parma, per chi volesse stare la notte, molto conveniente. E appunto l'evento si svolgerà proprio nel piano terra dell'hotel. Ansel Beetlemon, bello, quindi viene abbastanza comodo, diciamo. Ok, andiamo ad aprire l'ultimo. Abbiamo un altro vettino, Surimon e Koji Minamoto. Ok, uno dei nuovi tamer blu. Ok, ragazzi, quindi direi che per oggi è tutto. Vi ho mostrato tutto il possibile. Ringrazio nuovamente tantissimo Game Trade e Bucco per l'opportunità che mi è stata data e per avermi inviato questo fantastico prodotto. Vi invito di nuovo, ragazzi, questo weekend e anche il prossimo in alcuni negozi. Potete consultare l'elenco completo all'interno del sito ufficiale, vi lascerò tutto qui sotto in descrizione. Potete partecipare anche all'evento di pre-release e ottenere queste bustine con queste carte fantastiche e poi tutti gli altri tornei classici, Tamer Party, eccetera. Potete trovare sempre l'elenco dei negozi aderenti sul sito. Quindi per oggi è tutto, ragazzi, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, seguite gli step in descrizione se volete partecipare al giveaway per delle buste Tournament Pack volume 4. E per oggi è tutto, e quindi ringrazio nuovamente Game Trade e Bucco, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.